La prima impressione è quella che conta. Ciao, benvenuto all'interno di questo video e all'interno del mio canale. Se non l'hai ancora fatto, clicca per iscriverti e clicca la campanella per rimanere aggiornato sui contenuti che pubblico di comunicazione efficace, di mindset, crescita personale, di vendita, di persuasione, di copywriting, tanta roba molto interessante. Se poi il video ti piace, magari alla fine clicca su mi piace. E niente, te ne sarei veramente molto grato. Tornando al discorso di prima, la prima impressione è quella che conta. Magari in questo momento starei pensando: beh, non è vero, no, non la penso così. Beh, potrebbe essere che magari non la pensi così. Ora ti spiego perché in realtà invece è un po' così. Un'altra frase che mi piace molto è questa qui: non c'è una seconda possibilità per fare una buona prima impressione. Questa è inopinabile, chiaramente è così, perché la prima impressione oramai è andata, ma una buona prima impressione sarebbe impossibile. Quindi, quanto impatta la prima impressione sul resto della comunicazione? Tanto, 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 tanto. Ti spiego anche il motivo. Immagina, vedi una persona per la prima volta, quella persona sta ferma e magari è arrabbiata. È arrabbiata, è anche un po' brutta, magari ha il naso un po' tipo il mio, e inizia a guardarla e dice: oh, non mi piace, ha il naso grande, è anche arrabbiato, sarà anche antipatico. Inizia a inserire delle supposizioni: sarà arrabbiato, sarà una persona scorbutica, disonesta, bla bla bla. Cosa succede successivamente? Che se io devo relazionarmi con te, magari inizierò a parlare e a comunicare. In realtà già lo sto facendo, poi in un altro video ti spiegherò perché lo sto già facendo, ma inizierò a comunicare esplicitamente con te. Dal momento in cui lo faccio, tu cercherai la conferma a quello che tu hai pensato. Questo è il frutto di un bias cognitivo chiamato confirmation bias, il bias della conferma. Ogni volta che noi ci facciamo un'idea su qualcosa, tendiamo a cercare la conferma a quell'idea che ci siamo fatti. Pensa a questa cosa qui. Quante volte magari hai un'idea di un certo tipo su un ristorante, su un prodotto, su un servizio, su quello che vuoi, e poi magari vai a cercare le tesi che provano che la tua idea è corretta. Difficilmente vai a cercare le antitesi, oppure un qualcosa che va a screditare quello che tu pensi, perché noi non amiamo essere messi in discussione. Quindi solitamente il nostro cervello inconsciamente fa proprio questo. Penso che quella persona sia una persona brutta, antipatica e scorbutica. Cercherò tutti quei segnali verbali, non verbali e paraverbali che mi confermano questo. Quindi automaticamente, una volta che ho fatto una cattiva prima impressione, la mia comunicazione sarà in discesa. Non che non si può riprendere, però sicuramente sarà molto più difficoltoso per chi fa una cattiva impressione cercare di riemergere e fare una buona impressione. Non prima, perché oramai l'abbiamo fatta. Quindi, quello che ti consiglio di fare è di curare veramente quello che è il tuo aspetto da un punto di vista non tanto fisico, ma aspetto, diciamo, anche non verbale, il modo in cui ti poni con le persone. Se, per esempio, tutto questo potrebbe avere un impatto sulla tua vita professionale, se ti importa di più rispetto a quella personale, perché ci puoi anche stare. Comunque sia, potresti magari curare questo aspetto qui. Cerca di dare la giusta importanza a quello che è il tuo aspetto quando sei in mezzo alle persone, perché le persone purtroppo ti giudicano, lo facciamo tutti, è proprio un qualcosa di innato che abbiamo, il giudicare le persone, e quindi è molto meglio farci giudicare come persone simpatiche, non ti dico finte, ma comunque persone positive, perché nessuno vuole avere a che fare con persone negative, né tantomeno con persone antipatiche. Purtroppo siamo fatti così, cerchiamo sempre di provare emozioni positive. Quindi, se ti interessa di creare legami efficienti, di comunicare in modo efficace, il mio consiglio è quello di avere un bel sorriso, di essere positivo e di trasmettere a primo impatto una buona prima impressione. Per sapere altre cose, chiaramente poi te le, diciamo, mi sbottonerò un pochino, ti passerò molte informazioni all'interno di questo canale, quindi mi raccomando, iscriviti perché avrai delle nozioni importanti se effettivamente vuoi crescere da un punto di vista di comunicativo, di vendita e tante tante altre cose. Quindi clicca su mi piace se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, accendi la campanella, fai tutte queste belle cose, ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Giorgio!